Ma essenzialmente tre punti forti: sviluppo e lavoro. La città di Biella è una città che ha bisogno di rivisitare la sua cultura tessile, che oggi è ancora e rimarrà, per nostra fortuna, l'asse trainante di questo territorio. Sicuramente abbiamo delle eccellenze straordinarie, occorre una rivisitazione per una maggior consapevolezza di ciò che è la ricchezza del nostro territorio. Il modello può essere quello che è avvenuto nelle Langhe con il vino, che da un mero prodotto agricolo è diventato un veicolo culturale e un motivo di promozione e sviluppo. Il secondo tema è la città aperta. Noi abbiamo bisogno di una città che sia europea, moderna, evoluta. Non dobbiamo perseguire modelli di arretramento valligiano. Noi dobbiamo guardare ai grandi modelli europei e quindi una città proiettata verso il futuro e non verso la conservazione. Terzo punto forte, ambiente sociale. Abbiamo un ambiente da preservare, abbiamo fatto una politica forte sulla raccolta dei rifiuti, sull'ambiente, sulla pulizia della città, sui servizi sociali. Ecco, questi sono i temi forti, una città che sia vivibile per i suoi cittadini, soprattutto per quelli che sono più in difficoltà. Partiamo dalla premessa che già oggi i servizi essenziali, acqua, energia, rifiuti, quindi Cordar, Enerbit, SEAB, sono già gestiti in modo collegiale su tutto il territorio da società partecipate da tutti i comuni del Biellese, quindi società a capitale interamente pubblico, che secondo me rappresentano un buon modello di gestione che però va sicuramente migliorato. Abbiamo realizzato in questi anni degli accorpamenti, la fusione tra Cordar Immobiliare e Cordar Biella Servizi, che ha portato dei risparmi di spese e di costi. In futuro io penso che i comuni debbano necessariamente entrare nella logica di accorpare dei servizi. Noi abbiamo fatto un esperimento che ha avuto successo con Gaglianico, il primo nel Biellese, stiamo gestendo insieme i servizi di polizia municipale recuperando efficienza, nel senso che loro hanno più personale su strada in proporzione, noi in certi settori più personale amministrativo, e c'è questo tipo di collaborazione. Unendo due debolezze, per modo di dire, creiamo una maggior forza. Credo che questo sia un esempio da seguire con tanti comuni del circondario della città di Biella, in un'ottica che deve essere di generosità però da parte della città. È chiaro che non si deve dar mai l'idea di voler accorpare, di conquistare qualcosa, ma deve essere un rapporto veramente improntato alla reciproca fiducia e apertura e generosità, ripeto. Ci sono due aspetti. Il primo è quello della vivibilità della città. Noi abbiamo bisogno di una città più vivibile e credo che su questo le barriere architettoniche sia un primo tema riguardante i cittadini più in difficoltà. È stato fatto molto in questi 5 anni, dobbiamo fare ancora di più. Penso alla piscina, penso alla funicolare, penso a tutte le barriere che sono state eliminate, al tribunale. E questo è un primo aspetto. Il secondo è la vivibilità della città da un punto di vista del divertimento, dello svago. In questi giorni abbiamo preso la decisione di non rinnovare l'ordinanza che chiude i locali a una certa ora. Vogliamo avere un accordo con i locali per poter rimanere aperti in maniera non regolamentata, contando sul fatto che si possa trovare un accordo con i gestori per non creare disagi agli altri cittadini che hanno anche essi le loro esigenze. L'idea è quella del sindaco della notte, mutuata da altre città, dove un consigliere comunale si occupa di gestire i rapporti tra la cittadinanza, che magari vorrebbe dormire un po' di più, e quelli che hanno i locali, per trovare un regime di civile convivenza. Ma questa ordinanza non verrà rinnovata, per cui noi contiamo di portare avanti un progetto di accordi e non di imposizioni, e quindi rendere una città con una vita notturna, una vita di divertimento più interessante. Poi il grande tema, il progetto UNESCO. Il progetto UNESCO vuol dire far diventare Biella, ritorno sul tema di prima, far diventare il nostro tessile, le nostre eccellenze, le nostre grandi capacità, qualcosa di fecondo, qualcosa che attiri dall'esterno l'attenzione su Biella e faccia diventare Biella un luogo di elezione dove andare a vivere e lavorare. Progetto UNESCO, importante che sia un punto di partenza e non un punto d'arrivo. Altre città l'hanno vissuto come un punto d'arrivo e non sono approdati a nulla. Da noi deve partire, innestarsi su un progetto di creatività. Abbiamo il polo della vecchia biblioteca, abbiamo delle strutture che io credo possano diventare un'incubatrice di progetti dedicati ai giovani. Palazzo Ferrero è uno di questi. Questa era una struttura chiusa da anni e che, devo dire, grazie a voi e ad altre realtà sta vivendo.
si può chiedere tanto a un politico, si può chiedere tutto, non si può chiedere l'impossibile. Il carattere nazionale di un il genius loci è questo, questa è la nostra sensazione, questo è il nostro modo di essere. Io su questo veramente abbasso le armi. Credo che si possa un po' scherzarci sopra, essere un po' autoironici. Io vedo esperimenti come la Biella che piaceva, ecco, credo che quella sia la strada. Fare un po' di ironia su noi stessi, saperci anche un po' scherzare sopra, non prendersi troppo sul serio, vivere le cose un po' più rilassati, ecco, credo che questa sia la strada per noi biellesi e io credo che qualche cambiamento ci sia. I piemontesi sono detti bojanen, non si muovono, io invece credo che grazie ai giovani, grazie al fatto che si sta pian piano portando un meticciato culturale, con la contaminazione, credo anche con persone che arrivano da fuori, io credo che non ci può che fare bene. Teniamo presente che Biella è una città piccola, per cui a volte il concetto di periferia insomma, tende un po' a sfumare, però credo che la soluzione sia nei grandi progetti europei e soprattutto con i bandi periferie che abbiamo agganciato. Mi piace ricordare che Biella nel bando periferie 1 è arrivata terza su 450 grazie ai progetti dell'assessore Varnero e dei tecnici dell'ufficio che hanno lavorato benissimo e abbiamo ottenuto il finanziamento di tutti gli interventi sul Villaggio La Marmora, stiamo rifacendo tutti i campi, i lavori sono in corso, tutti i campi sportivi del Villaggio La Marmora, il 53esimo Fanterina Erba Sintetica, il mercato di Piazza Falcone completamente rifatto, la casa di giorno del Villaggio La Marmora. Questi sono interventi che si innestano su quartieri che comunque sono vivi, grazie a Dio, sono quartieri vissuti dalle persone. Ecco, questi interventi di riqualificazione di spazi pubblici, di spazi comuni sono importanti. Lo stesso a Chiavazza, tutto il rifacimento dell'area sportiva, via Rosazza, i giardini pubblici. Noi abbiamo prestato molta attenzione sui campetti di quartiere, questo rimane secondo me il punto essenziale. Abbiamo speso dei soldi, abbiamo riqualificato Cossila, Chiavazza, dietro l'Istituto Geometri. Questi secondo me sono, a volte bastano dei piccoli interventi che creano dei luoghi di aggregazione liberi, dove non si deve andare con una tessera, non si deve andare pagando anche solo un euro, luoghi dove uno va a fare due tiri a pallacanestro con suo figlio o col suo vicino di casa. Ecco, questi secondo me a volte sono piccoli interventi con un basso costo che hanno una forte incidenza sociale, soprattutto nelle periferie.